Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la Data Traveler G3 di Kingston. Noi abbiamo avuto il taglio da 8 GB, ma in commercio ci sono diversi tagli appartenenti a questa serie. Noi abbiamo analizzato questa variante che per capacità e prezzo, diciamo, meglio si adegua alle richieste usualmente tipiche degli ambienti quali uffici o scuole barra università. Il taglio da 8 GB, generalmente 8-16 GB, sono i tagli attualmente più diffusi, proprio perché riescono a soddisfare mediamente le capacità, anche quanto a velocità di trasferimento. Nello specifico parliamo di una pennetta bianca barra gialla, può piacere o meno, poi ovviamente esteticamente viene codificata anche nel colore, per specificare, diciamo, meglio il taglio. Noi abbiamo, come al solito, diciamo, verificato questa pennetta con Aptodis Benchmark, SSD e HDTune. Per quanto riguarda Atto, vediamo ora di mostrarvi uno screenshot. Come potete apprezzare, noi facciamo sempre il test su una lunghezza di un paio di gigabyte, andiamo tra 0,5 e 8192 kilobyte. Come potete apprezzare, abbiamo una banda in scrittura pari a circa 11 megabyte per secondo abbondanti e in lettura pari a poco meno di 24 megabyte per secondo. Ovviamente una pennetta USB 2, quindi abbiamo testato il tutto attraverso una porta USB 2.0. Le velocità in lettura e scrittura, come potete vedere, rientrano nella fascia media della pennetta. La distribuzione delle prestazioni è tutto sommato abbastanza omogenea e caratterizza l'andamento medio, tipico di una pennetta di medio livello. Non ci sono quindi particolari eccellenze né per quanto concerne la capacità, quindi il monte gigabyte totale, né per quanto riguarda la velocità di input-output, come potrebbe per esempio permettersi di avere quanto a lusso inerente alla velocità di lettura e scrittura, la pennetta che vedete nello sfondo. Sotto, appunto, alla Data Traveler G3 abbiamo paragonato per dimensioni una DT Ultimate G2. Abbiamo utilizzato quella pennetta, diciamo, solo per un confronto dimensionale. Per quanto concerne le prestazioni, non sono assolutamente confrontabili, anche perché la DT Ultimate ha una connessione USB 3. Si diceva per quanto riguarda i benchmark, abbiamo fatto girare Apt, abbiamo fatto girare SSD. Come potete apprezzare, anche in questo caso abbiamo fatto girare il tool completo. Poi ovviamente pubblicheremo il tutto, quindi permettetemi adesso di andare un attimo veloce. Per quanto riguarda i file piccoli, come potete apprezzare, la pennetta, diciamo, non è un mostro. Infatti, insomma, per quanto riguarda i file di piccole dimensioni, non è proprio la soluzione migliore. Ovviamente, questo è un limite che caratterizza le pennette USB 2. Questa è abbastanza allineata alle prestazioni medie che hanno le pennette USB 2, pertanto questo limite appartiene anche a questa pennetta Data Traveler G3 di Kingston. Abbiamo fatto girare anche HD Tune nella versione 2.55. Tutti i nostri benchmark li potete scaricare anche voi e far girare anche voi, non ci sono problemi. Nota positiva di questa pennetta è che il dato viene raggiunto in pochi istanti, vedete 0,7 millisecondi il tempo di accesso, e le prestazioni stesse, quale a distribuzione, lungo appunto lo spazio disponibile della pennetta, sono appunto abbastanza omogenee. Abbiamo poi fatto girare anche un tool che ci permetteva in pratica di scrivere più volte lo spazio disponibile della pennetta. L'abbiamo appunto fatto girare in modo tale da vedere se per esempio c'erano picchi di temperatura registrabili sulla pennetta stessa, anomali. Assolutamente niente di tutto questo, con una temperatura ambientale intorno ai 29-30 gradi, la pennetta si attestava intorno ai 31 gradi centigradi. Quindi rispecchia la temperatura ambientale, non ci sono sbalzi particolari, quindi direi che
è una pennetta assolutamente interessante. Punto notevole, diciamo, è il rapporto prezzo-prestazione, la rende decisamente buona, proprio perché poi avete la garanzia Kingston su una pennetta comunque economica, che comunque vi permette, insomma, di avere discrete prestazioni. Ovviamente è una pennetta che rappresenta il mercato medio delle pennette USB 2, quindi non potete appunto pensare di avere una capacità da 64 GB o una velocità di trasferimento pari a quelle, per esempio, di una Data Traveler Ultimate G2. Qui parliamo di una fascia media-medio-bassa, e pertanto le prestazioni sono comunque valide, ma sono tipiche di questa fascia. La recensione termina così, a breve arriveranno altre chicche, vi abbiamo pubblicato l'unboxing, vi abbiamo pubblicato la galleria fotografica, spero che, insomma, questi approfondimenti vi siano stati utili. Pertanto vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete vi invito a iscrivervi ai canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion. Se vi iscrivete rimanete facilmente in contatto con noi e soprattutto tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Questa recensione termina così, sarà accompagnata da una recensione scritta nella quale andremo poi a pubblicare i vari screenshot che abbiamo realizzato, così per permettere a tutti di avere un buon supporto alla recensione che abbiamo appena finito di registrare. Ora è veramente tutto, ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo online, un saluto da Giuseppe Ragazzino.